Ehi la ciurma, io sono Marzio Testa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita. Ok, basta. Ho dovuto aspettare un bel po' e nel frattempo sono andato a fare qualche cosina intorno perché, come potete vedere, finalmente l'Aspen Tree è cresciuto. Eccolo qua, in tutto il suo splendore, ma ci ha messo una vita e mezza. E tra l'altro un'altra cosa che ho notato nel frattempo è che questo cespuglio continua a non aggiornarsi. Non so come mai, non so se è cambiato qualcosa per il farming. Sinceramente credo di no, perché nel changelog non ho visto niente al riguardo. Però come potete vedere, cioè, questo cespuglio qua sotto non vuole saperne rimettere le bacche. Boh. E tra l'altro, cosa molto strana, puff, sono spariti tutti i funghi, tutti. Probabilmente a questo punto hanno davvero aggiornato qualcosa al riguardo, perché sono andato in giro a raccogliere un po' di fiori per finire di fare i quadri che, come potete vedere, ho qua, in modo che così non perdiamo troppo tempo, perché abbiamo già speso tantissimi episodi sulla galleria d'arte, che tra l'altro, appunto, caricando lo scorso video, ho visto galleria degli spettri numero 5, dico, ma porca d'una miseria, cioè nel senso ci abbiamo messo una vita più per fare quello che, non lo so, per conquistare il mondo o per fare il giro del mondo, ecco. E quindi direi che, stavo dicendo appunto che andando a cercare dei fiori in giro per rimpolpare un po' i nostri fiori che erano qua intorno, perché le rose qua le avevo praticamente finite e anche di margherite qua ne mancavano parecchie. Passando per delle foreste qua intorno, i funghi sparivano quando passavo. E non so se li hanno rimossi, se hanno cambiato qualcosa o che, boh. Ma nel frattempo noi andiamo a farmare il nostro primo Aspen Tree. Scusatemi. E speriamo che ci dia un sacco di sapling e che crescano un sacco in fretta questi sapling, perché ne abbiamo davvero bisogno con tantissimo. Ma, ecco, era caduto qua, non l'avevo visto. Uno. Dai, almeno un altro paio, ok, se ce n'hai almeno uno. Dai, due, grazie. Qualcun altro? Grazie. Alberello, alberello, ancora uno. Dai. Dai. Niente, vabbè. Non ci speravo più ormai in quelle. Andrei a mettere quindi la parte di alberi di Aspen, lo metterei qua accanto a quelle acace. Oh, ne abbiamo 6 per ora, che è già un buon numero di partenze. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E poi speriamo che crescano abbastanza in fretta. Questa World Anchor dovrebbe tenere caricata anche tutta quella zona là, quindi dovrebbero crescere senza troppi problemi. Adesso andiamo magari a dormire, potevo entrare dall'altra porta effettivamente. Ah, tra l'altro ho cambiato tipo abbigliamento, oggi sono così. Sono molto brutto. Ma tutti i design maschili in realtà non mi piacciono proprio per niente. Non so cosa. È notte, non appare la scritta puoi dormire solo di notte perché ho nascosto la chat perché continua a mostrare degli errori strani. Un po' come tutte le volte che aggiorno. Dai, fammi dormire. Oh, che succede? Ah, mi sono catapultato fuori troppo in fretta. E niente, quindi andiamo a posizionare gli ultimi quadri che mancano. Ma tra l'altro, porca miseria, quell'affare continua a non aggiornarsi. Speriamo che cresca e che non abbia qualche problema di compatibilità con la nuova versione. Perché erano carini quei cespuglietti là. Oh, quello è il 15, questo è il 16. Poi c'è il 17 che è qua. E il 18 e il 19 e il 20. Adesso andiamo poi a guardarli tutti un po' con calma. A quanto altro non abbiamo messo etichette di alcuna sorta, titoli di alcuna sorta, quindi dobbiamo andare a mettere i titoli per tutti i
i dipinti adesso. Allora, questo qua è, sembra tipo un lago alpino, non lo so, qualcosa tipo un lago canadese oppure tipo qualcosa del genere, i grandi laghi. E vi fa venire in mente una canzone di qualche tempo fa. Io andrei a metterne uno blu di nuovo, un hashtag 1. A far l'amore in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che dico? Boh. E non mi ricordo minimamente chi fosse questo idiota che cantava la roba del genere. Che poi vabbè, idiota, avrà scritto anche delle robe molto intelligenti, ma queste parole, a mio parere, sono molto poco sensate. È sempre un parere mio, non sentitevi offesi. A me sembra una cosa senza senso, ma magari il vostro cantante preferito. In tal caso mi dispiace, ma non mi è piaciuta questa parte di testo. E diciamo che l'ha detto. Hugh Grant, che io chiamo sempre Ugo di Grante, e quindi facciamo così, che Ugo di Grante, il nostro caro Ugo di Grante, ha scritto qualcosa, non ha scritto niente, perché non ha scritto un Kaiser? Forse devo mettere un hashtag 1, sono un po' buggati questi cartelli, effettivamente. Sì, forse devo mettere un hashtag qua in mezzo per fargli prendere che c'era una capo, non mi ricordo. Sì. E mettere anche. Quando è che va a capo là? Mettiamo un po' più di spaziatura così. No, non gliene frega un Kaiser di niente. Vabbè, sono un po' buggati. Facciamo un po' di pazienza. Ugo di Grante. C'era una mia ex che era una grande fan sfegatata. No, in realtà no, diceva semplicemente che era sexissimo. E il caro Ugo di Grant, qua metterei un hashtag 2, cioè proprio hashtag 2. Queste sono, sembrano tipo delle liane. Che in realtà potrebbe non significare niente per voi. Però volevo rendere onomatopeicamente quello che è. Cosa ho scritto? Quello che è il. Del nostro amico Tarzan. Che ci sta alla grande qua. Ma mi sembrava più scuro il 2, scusate. Vabbè. GG. Qua cos'è che avevo messo? Ah, ecco, infatti, mi sembrava che. Avevo messo le virgolette quando mettevo i tizietti qua, quindi mettiamo le virgolette anche qua, non dimentichiamocene. No, dove l'ho messa adesso? Scusate, ma mi sento sinceramente un po' cieco talvolta, quindi dove le ho messe le altre virgolette? Ah, qua sotto le avevo messe, ma porca miseria. No, cosa hai fatto? Potevi ucciderci tutti, ok. Allora anche come spaziatura sembra un pochettino più che. No, è sempre uguale la spaziatura, ma. Queste virgolette, le sconosciute. Allora, vai qua, ok. Sì. Non lo mostra mica giusto, nel senso che finisce un attimo prima. Forse devo togliere dopo le 4H. Ah, perché lui non va a capo essendo una parola unica. Allora aspetta un attimo, togliamo qualche. Facciamo così. Oh, ok. Molto meglio. Sì, sono molto buggati questi cartelli, ma erano carini esteticamente in origine. Forse per quello che li hanno tolti, perché erano sinceramente molto buggati. Questo metto hashtag 0. Poiché hashtag 0 non ha senso. Mettiamo hashtag 8, proprio un grigio tristissimo. Come la tristezza della gente morta. Che poi magari la gente morta è felice, chi lo sa. Up. Facciamo up così in onore del cartone animato molto bellino.
che se non l'avete mai visto vi invito a andare a vedere e mettiamo muovi in alto. La mano, sono il tuo capitano. Un bel arcobaleno, come possiamo chiamarlo? Possiamo chiamarlo assolutamente hashtag 3, senza questo coso, questo artificio, quel coso bruttissimo che c'era. E pappapero. E lo chiamerei fotosintesi clorofilliana, che in realtà c'entra con la luce e non con la sua scomposizione, ma va bene lo stesso. E chi lo dice? Lo dice. Come si chiamava? Ecco, Ugo Amaldi, che è stato un grandissimo fisico e molto apprezzato, italiano, molto famoso. Tanto non so se ancora. No, credo sia. Non vorrei dire una cavolata o augurargli la morte, però credo sia morto. Ma è stato un grande Ugo Amaldi, e quindi GG. Ma sempre per parlare di grandi, facciamo un'altra citazione a un personaggio famosissimo che è scomparso di recente. E dalla citazione molto probabilmente avrete già indovinato di chi stiamo parlando, ed è: la splendida e simpaticissima Anna Marchesini, a cui tra l'altro il mio pensiero va perché tante volte ci ha fatto ridere. È scomparsa dopo una lunga malattia e dispiace. Siccome sono ciecata, allora. Che poi se mi ricordo magari metto lo spezzone qua in cui dice siccome sono ciecata, in cui lo dice lei davvero. Buonasera. Che buio. Scusi. Che sono ciecata, non riesco a capire se c'è qualcuno oppure no. Sì. Sì. Vado avanti. Sì. Da piccola volevo sempre fare la ballerina. Virgola. Sono anche andata a lezioni di imparare a ballare. Dato sì che siccome che sono ciecata, dopo le piroette, dopo le piroette, le piroetta, se dopo la piroetta una, piroette settante, dopo le piroette, mi infilavo sempre sono ciecata, certe trambate dietro le quinte, sì, allora sono andata a lezioni di imparare a recitare e mi hanno anche fatto fare Giulietta, virgolissima, però siccome che sono ciecata, il giorno della prima ho mancato il balcone, precipitandovi, sì, ho mancato il balcone. Precipitandoci, ho mancato il balcone, precipitando, non si vicini, precipitandoci, sì, vicinimici, sì, precipitandoci, sì, nemici, sì, precipitandoci, sì, nemici, sì, questo qua è una tempesta su un mare di nebbia, ovviamente, sì. È un falso venuto male della tempesta sul mare di nebbia, che immagino conosciate tutti perché è un dipinto famosissimo, che viene utilizzato
per un fracco di robe, ma in realtà soprattutto per le Moleskine, perché le Moleskine sono sempre... però lo attribuiamo a qualcuno che non c'entra un Kaiser, tipo Canova. E lo mettiamo a fucsia perché sì. E cosa sta succedendo qua invece? Questa invece la mettiamo come citazione al carissimo e famosissimo youtuber Viaggio a il Giappone, che è una citazione del nostro caro Simone Albrighi, detto anche CEO Scottex, come volete chiamarlo. Qua invece è tutto che tace, quindi tutto tace. Tutto tace, tranne mia moglie. Qui in realtà non sono sposato, non interpretate male, è solo il titolo del dipinto, ecco. Tutto tace tranne mia moglie, che ovviamente è una moglie. Cosa fa? Parla una moglie. Aspetta, facciamo così. Marito disperato 74 con un underscore. No, mettiamolo così. Marito disperato 74. LOL. Questo qua invece è famosissimo, è un ospite ricorrente del Valentino, quindi direi San Valentino. No, come si chiamava? Eusebio di... Bah, mettiamo un altro nome aulico. Roero di Cortanze, che non ricordo neanche più che cosa abbia fatto Roero di Cortanze. Se per caso vi interessa andate a cercare chi era Roero di Cortanze. E questo qua invece è una baraccopoli, quindi facciamo senza offese particolari. Rio 2016. Ci sta un anonimo, dai. Che non voleva prendersi la responsabilità. Ma tra l'altro, perché stavo così vicino? Mi devo sedere dritto con la schiena dritta. È cresciuto qualche cosa laggiù in fondo? R? Sì, è uscito qualche cosa. Allora andiamo a farmare un po' di roba. Così adesso andiamo magari a finire anche qualcosina, anche se sono già passati comunque 16 minuti, porca di una miseria. Fortuna che li avevo già fatti i dipinti, perché altrimenti ci mettevamo 63 anni e mezzo. Adesso vorrei capire perché prima non cresceva niente, adesso sono cresciuti tutti in un botto come niente. Non ho guardato il cespuglietto se... Ah no, uno non è cresciuto. Non ho guardato il cespuglietto se per caso è cresciuto o no. Ma secondo me no. Questi aspen tree mi piacciono molto perché sono molto regolari. Potrei effettivamente utilizzare questi al posto dei pini da farmare con la farm di alberi, perché adesso dovrebbero aver fissato, se non ricordo male, la questione delle ma in realtà potrei effettivamente fare farm un po' di tutti i tipi, volendo, volente o volente. Le foglie danno anche quella specie di carburante, se non sbaglio, e che potrei utilizzare per alimentare la l'energia elettrica della casa, oltre al carburante là dei bassi fondi del mais. Quanti ne ho piantati? Vorrei solo capire un attimo. 3, 3, 6 sono anche molto simmetrici, mettiamone un altro paio, 2, 8,
e 2 10. E me ne avanzano 4 che vado a conservare in là nella chest. Ottimo. No, effettivamente potrei fare tutta una zona di farming di alberi. Le acacie no. Le acacie no perché sono troppo... Ma sono tutte uguali? Perché... No, 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 sono tutte uguali. Questa è diversa dalle altre, per esempio. No, perché fossero state tutte uguali si poteva pensare a una disposizione standard. Gli alberi della giungla non sono mai uguali perché c'hanno tutti quegli artifici strani, particolari, quindi non ci sta. Gli oak tree sono diventati di nuovo anche loro pazzerelli perché c'hanno questi inserti stupidi in mezzo che io odio tantissimo. Quindi gli unici che si possono farmare facili sono gli aspen tree al momento e quelli, i pini. No, non è ancora cresciuto sto pezzente. E quindi probabilmente potrei fare una farm dei due. Una farm dei due in cui ho uno e l'altro. Perché gli acacia no, gli oak no, i pine sì e i jungle no. Quindi andiamo a provare a fare l'illuminazione. Mi devo sistemare un altro paio di cose adesso che ho l'inventario un po' più libero. Andiamo quindi a provare il design di cui avevo parlato vari episodi fa e di cui tra l'altro non mi ricordavo più, ma ringrazio il commentatore video che me l'ha ricordato. Commentatore video si chiama, vero? Non vorrei fare l'errore dell'altra volta. Sì, commentatore video. Scusa il lapsus se non mi ricordavo il tuo nick, ma perché visto che una volta l'ho sbagliato ho sempre paura di sbagliarlo adesso. Che mi ha ricordato ed era quello di mettere degli slab di legno come pavimento e mettere sotto dell'illuminazione, vedere come appare esteticamente. Allora vorrei appunto provare sì, così. Devo fare un discreto spazio, nel senso che deve esserci un buco sotto per mettere una torcia o comunque un'illuminazione. L'idea base è quella della torcia. Poi in realtà forse la torcia non è proprio il massimo. Potrei mettere una delle lampade di Jordak, quelle che uso sotto per la farm di mais, che forse sotto, che di per sé non sono bellissime, però forse sotto gli slab non stanno così male, quindi posso anche mettercele. Allora, papero, proviamo un attimo adesso così a mettere delle torce tipo, ecco, questa distanza circa. E mettere sopra degli slab di aspen, quello che avevo detto l'altra volta. Allora, convertiamo tutto l'aspen wood in planks innanzitutto. E mi sono fatto già più di uno stacchetto. Uno stacco e mezzo più o meno mi sono fatto, non male. E facciamo un po' di slab, che tanto comunque servono. Vediamo innanzitutto come stanno gli slab. Dove li ho messi? Stupido che sono. Vediamo innanzitutto come stanno gli slab. Ah, dovrò girarli tutti, che barba. Vabbè. Iniziamo a vedere un attimo così, vedere come stanno. Che poi non è detto, e potrei anche metterli un pochettino sopra... No, sopraelevati no. Stavo dicendo la cavolata. Adesso come ne esco però di qua? Viene un po' un'illuminazione a scacchiera, nel senso che... Si è un po' molto strana come illuminazione. Dovrei chiudere il soffitto innanzitutto per del tutto. Perché... Ah, perché l'ho messo via? Prima di iniziare l'episodio ho messo via tutto il legno perché ho detto mi rompe l'anima qua nell'inventario. Invece adesso ci serviva perché... Ma sono già cresciuti di nuovo gli aspen tree, ma porca miseria, quando doveva crescere prima non cresceva. Allora, dammi un po' di slabetti di acacia. Mi urta un po' però il fatto che qua apri e c'è questa zona insulsa prima di arrivare in là. Non so se mettere un muricciolo o cosa. Devo sistemarla un po' esteticamente. Poi qua, adesso che ci sono le fence di tutti i tipi di legno e anche i fence gate... Pensavo di mettere magari una piccola recinzione. Ditemi anche cosa ne pensate voi nei commenti al riguardo. Allora, vediamo un po'. No, qua non ci andava questo slab. C'è
Ci andava il blocco. Vabbè, dopo andrò a prendere i blocchi e lo sistemerò, ma adesso facciamo giusto un attimo di buio, ci metto degli altri blocchi a caso, giusto perché faccia buio a sufficienza. Sì, comunque guardate che se li sistemano da soli, quindi probabilmente hanno implementato qualcosa di quel tipo. Oscuriamo un po' qua allora. No, così, allora. Chiudi un attimo. Chiudi un attimo qua. No. Vabbè, chi se ne frega. Tanto dopo devo toglierlo. Basta che mi tappi la luce per avere un'idea di com'è l'illuminazione una volta che è tipo buio. Sì, qua mi rompe questo, però aspetta un attimo. Non so cosa dire, è particolare, ma in realtà qua arriva la luce da fuori. Aspettate un attimo, chiudiamo anche tutta questa luce qua, perché là c'è uno slab e quindi illumina da fuori. Perché ho paura che non sia sufficiente. No, guardate che secondo me non è tantissimo. Non è buonissima come illuminazione. Cioè illumina, per carità. Forse dovrei metterle ai due lati piuttosto che al centro. Proviamo un attimo a mettere ai due lati. Perché al centro alla fin fine non illumina né un lato né l'altro, quindi è un po' una fregatura. Allora, togliamole e proviamo a metterle ai lati. Allora, vai qua e qua. Potrei. No. Sto pensando di mettere della lava magari sotto, ma non ha senso perché con il legno brucierebbe tutto. Allora, adesso andiamo a mettere gli altri slabetti che abbiamo tolto. Sì, poi c'è da considerare che sono da mettere al livello sopra. Se metto questo. No, non me lo fa proprio mettere. Giriamoli. No, devo per forza vederlo nella configurazione. Ah, tra l'altro avete visto che ha cambiato la texture della gravel? A me piaceva più quella di prima in realtà, detto sinceramente, ma. No, aspetta, Ok. Allora, ma potrebbe effettivamente starci, è molto poco illuminata come zona. Però comunque consideriamo che non è che dobbiamo venirci sempre di notte. Potrei mettere effettivamente dove ci sono le zone più buie anche una torcia in mezzo. Che poi no, prima pensavo le Jordan Clamp, ma ripensandoci è un po' una cavolata, perché tanto non verranno mai viste. E quindi mi sembra un po' uno spreco di mettere la lampada che costa parecchio di più di una torcia e alla fine fa lo stesso effetto perché comunque sempre vedi solo luce, non è che vedi che cosa c'hai sotto. No, in fin dei conti secondo me ci può stare. Cioè questo effetto qua un po' particolare, diciamo un po' scacchiera dell'illuminazione non è male. Sì, sono. Mi piace. Sì, sono convinto. Diciamo di sì. Diciamo sì a Valsoia. No, in realtà no. Non dite mai sì a Valsoia. No, vabbè, fate quello che volete. Che me frega a me di Valsoia, di. Quello che fate voi con la vostra soia quotidiana. Oh,
Ok, nel frattempo è notte, quindi possiamo anche vedere un attimo una situazione verosimile per la notte. Sì, secondo me ci sta. Poi appunto, tanto non è che verremo a visitarlo di notte, quindi... In realtà forse non verremo neanche più a visitarlo, nel senso che non è che c'è tanto da fare qua dentro. Magari ogni tanto da scrivere qualcosa nel guestbook, ma per ora non ha scritto nessuno al riguardo. E... Niente, quindi questo è quanto. Allora io direi che per questo episodio possiamo anche concludere qui. Vado solo a dormire per avere la luce del giorno per salutarvi. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto e lasciare un commento assolutamente. Uno, per iscrivervi anche voi nel guestbook famosissimo in cui siamo soltanto in due ad aver visitato questa galleria. Ok che non è ancora definitivamente aperta, però c'è un guestbook da firmare. E due, per dirmi cosa ne pensate anche di questo look, cosa ne pensate di un'ipotetica stradina qua, un muricciolo là, oppure, soprattutto adesso che hanno aggiunto i vari muretti di cobblestone, mossi di stone, eccetera, eccetera, e un recintello qua. Niente, ditemi tutto quello che pensate su tutto, anche su Valsoia, sì, va bene. Io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti, al prossimo episodio di Mind Test Ita. Ciao!